una notte di ricerca, di esperimenti, di approfondimenti, di divulgazione scientifica, ma soprattutto tutte le eccellenze della nostra bella Napoli per quanto riguarda gli istituti di ricerca, le università, gli studiosi, le associazioni che in qualche modo si interessano di divulgazione scientifica e del primato della scienza. La vera fonte energetica rinnovabile della nostra nazione e della nostra città sono i ricercatori. Non basta conoscere, occorre divulgare. La notte dei ricercatori, promossa dalla Commissione europea, coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca, facendo incontrare studiosi e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza di queste professioni, con esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze, seminari divulgativi, spettacoli e concerti. Quest'anno in Italia ci sono 9 progetti in 116 città e Napoli, insieme con Caserta, ha il primato dell'iniziativa giudicata migliore dalla Commissione europea. Sharper è coordinata dall'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, con oltre 40 istituzioni scientifiche, universitarie e culturali, 100 partner nazionali e internazionali ed appuntamenti nei luoghi e nei monumenti più significativi. Dal Palazzo Reale, la Galleria Borbonica, la Reggia di Caserta, luoghi che appartengono al patrimonio culturale napoletano, campano. La rete napoletana nell'ambito di questo progetto nazionale è la più vasta, quindi è stata premiata anche la capillarità dell'iniziativa e si è respirata un'integrazione, una volontà comune di divulgare la conoscenza in generale, quindi in piena linea diciamo con quella che è la terza missione, proprio la missione della divulgazione scientifica. Questi sono cervelli che girano in tutta Italia e che sono rimasti a Napoli e che noi stiamo cercando, almeno con il mio assessorato sto cercando di mettere insieme questa rete dei sapiri che è molto importante, e sono anche cervelli che fanno grande anche missioni spaziali.